me Israele, l'Israele che ho vissuto e con cui ho avuto rapporti, è quella di Rabin e di Shimon Peres, fondamentalmente. L'Israele che incarnava i miei valori, i valori della dignità, dell'eguaglianza, della democrazia, e che li faceva vivere in quel piccolo letto di Medio Oriente dove gli ebrei avevano ritrovato la loro patria. E invece è arrivato Netanyahu. Ed è arrivato appoggiato sempre più da quella destra, pur di resistere in una posizione che gli è essenziale anche per ragioni sue private. E vi dico la verità, ha danneggiato come pochi la causa e l'immagine di Israele nel mondo con quello che ha fatto e danneggiata già prima del 7 ottobre. Per me, che ho fatto l'esperienza della Corte Costituzionale, quando aveva tentato di privare la Corte Suprema del suo sindacato sulle decisioni legislative della maggioranza. E l'ha danneggiata ancora più dopo, quando ha guidato in un modo dissennato la sacrosanta reazione di Israele agli omicidi e eccidi di Hamas, esponendo a rischio più i bambini di Gaza che i suoi soldati, ostacolando addirittura gli aiuti umanitari, arrivando ad affidare senza controllo all'intelligenza artificiale, io sono molto sensibile a questo punto, la decisione di sparare, purché lo si facesse subito, ed uccidendo così, con errori che poi quella onesta gente dell'esercito israeliano ha riconosciuto, uccidendo civili tra i quali i bambini. È così, ma attenzione, questo non significa che abbia cessato di vivere, di farci sentire lo spirito democratico di Israele. Basta ricordare le dimostrazioni che ci furono quando ci fu il tentativo di eliminare i poteri della Corte Suprema. Fu per me, devo dire, entusiasmante vedere decine di migliaia di persone per le strade a difesa di una Corte Suprema.